Si è soliti dire che ha inciso poco. Sì e no, nel senso, è uscito da poco un volume, secondo me, importante in cui Giovanni Montroni riprende e sistema alcune sue ricerche precedenti. Ha inciso poco nel senso che il numero aritmetico dei docenti effettivamente epurati è relativamente ristretto. Però, nel frattempo c'è gente che muore, va in pensione. Quando viene reintegrato 4 o 5 anni dopo l'abbandono della cattedra, quindi torna in università che nel frattempo sono cambiate. C'è un dato generazionale che andrebbe studiato: molte di queste persone sono prossime alla fine della carriera, vengono reintegrate fuori ruolo, cioè perdono completamente peso, non tutti, ma. Quindi io ho l'impressione che gli effetti anche politico-amministrativi siano lievemente maggiori di quanto si è solito dire, cioè l'epurazione un po' c'è stata, anche se non ha portato a molti allontanamenti definitivi, ma non è solo su questo punto che si misura la portata dell'epurazione, e poi costringe l'intera classe docente a un esame di coscienza. Cioè, mette sotto accusa persone che si sentono messe sotto accusa, come scrive giustamente Montroni, non per quello che hanno fatto all'università, ma per quello che hanno fatto durante la loro vita, perché devono giustificare scelte politiche, non necessariamente scelte accademiche. E da questo punto di vista i memoriali, io ne ho letti alcuni anche personalmente per mie ricerche individuali, sono molto indicativi di questi passaggi. E come si dice, come sono molto indicative le reti di solidarietà che si mobilitano attorno a delle persone. In molti casi si vede bene come funziona il meccanismo di protezione accademica. Quindi ha contato molto perché ha rivisto, rideterminato equilibri accademici. Non conta se qualcuno torna nella sua facoltà, bisogna vedere come ci torna e quindi in quale contesto. Quindi è una cesura quella. Non c'è però in realtà una vera cesura, nell'ordinamento.